lontano dalla mia attività. Mia moglie non mi ha mai fatto domande, ma non perché non me li faceva perché per paura che io non gli rispondesse, non li faceva proprio perché non li faceva, e anche se me li faceva io non glielo dicevo, quindi questo era chiaro il concetto. E come l'ha vissuto? Quando ho fatto il passaggio di sezione, mia moglie se n'è accorta, perché prima facevo la sezione antirapina, facevo 8:14 la mattina oppure 8:20. E non facevamo mai la notte, non facevamo mai pedinamenti. Quando entrai a far parte dell'ufficio di Cassarà, iniziavo la mattina a lavorare e si tornava a mezzanotte, si tornava a luna, il giorno dopo, secondo. Quindi lei se ne accorta del cambiamento di ufficio. E purtroppo, io lo dico sempre, ho fatto pagare un alto prezzo alla mia famiglia, la mia attività, e che, ripeto, nessuno mi ha obbligato all'epoca a fare. L'ho fatto di mia iniziativa. Qualcuno di qua sulla sinistra? Dai, vieni. Adesso sei al sicuro. Forte. Allora mettiamola così, sono non sicuro, di più. Scusate. Sì, sono sicuro, stai tranquillo, tranquillissimo. E sai perché sono sicuro? Sai perché ho accettato di andare ugualmente a lavorare a Palermo dopo che mi hanno cacciato via? Sai perché ho accettato di andare alla DIA e poi mi sono convinto di stare qui in mezzo a voi, di andare da 8 anni che giro mezzo Italia per andare dai ragazzi, e perché faccio una considerazione. Nel gennaio del 1983, una notte, dovevo essere ammazzato. Non solo io, eravamo in tre. E non lo dico io, lo ha dichiarato un pentito dopo 10 anni, e non lo sapevamo nemmeno noi. Una notte noi siamo usciti per fare un sopralluogo, i killer, qualche mio collega, brava persona del nostro ufficio, ha avvisato Cosa Nostra che stavamo uscendo, ci aspettavano, hanno perso tempo a recuperare le armi e le macchine e la macchina rubata. Noi avevamo un furgone anonimo dove c'era scritto abbigliamento XX, una targa civile. Ci hanno cercato per mezza Palermo, ci siamo salvati perché la macchina con i killer, anziché andare avanti in un determinato posto, è svoltata a sinistra, convinti che noi fossimo andati a sinistra. In realtà, se fossero andati avanti dopo 500 metri, trovavano il furgone con me all'interno e gli altri due che stavano facendo un sopralluogo, e sicuramente quando vedevano che gli altri due tornavano nel furgone, avevano il Kalashnikov e si avrebbero ammazzato tutti e tre. Allora io dico, sono sicuro, perché dall'83 adesso ho guadagnato la vita, e se mi ammazzano adesso, e che se ne frega? Ecco, questo è il concetto. Perché secondo te è importante spiegare questi argomenti ai giovani? Perché voi dovete sapere cosa è successo, voi non eravate nati, voi dovete sapere cosa è successo negli anni 80, negli anni 90, perché voi, sì, potete leggere dei libri, potete a scuola studiare il fenomeno mafioso, ma credo, almeno non ho la presunzione di essere chissà chi, ma credo che una mezza parolina sulla mafia, come sto facendo stamattina io, è più importante di leggere 100 libri. Perché vi sto dando la mia testimonianza diretta di un arco temporale che purtroppo ha segnato una pagina bruttissima della storia del nostro paese. Se voi pensate che la strage di Capaci
scusate, quella di Via D'Amelio, di Borsellino, si è verificata a 57 giorni dopo quella di Capace. E quello di Capace è, bisogna riflettere su questo lasso temporale così breve. E se voi pensate che nel condurre le indagini per la strage di Via D'Amelio è stato consumato il più grosso depistaggio che la storia italiana potesse avere fino a oggi, ovvero che qualcuno ha imboccato qualche altro e ha fatto condannare 7 persone, 7 mafiosi, pur sapendo innocente, addebitando la responsabilità alla strage di Capace. In sintesi, hanno preso un falso pentito, hanno fatto dichiarare che a commettere la strage di Capace è stato Tizio, Caio e Sempronio, quando poi l'indagine ha accertato che quelle persone lì non c'entravano assolutamente nulla. E io ritengo che quello è stato il più grosso depistaggio. Ritornando alla domanda dell'amico, quando ha detto potrebbe essere una strage di Stato, potrebbe essere una strage di Stato, perché altrimenti non si spiega il depistaggio. La verità sta venendo fuori, quelle 7 persone condannate all'ergastolo in via definitiva per la strage di Via D'Amelio sono state tutte rilasciate perché innocenti per quel reato, sono in galera per altri motivi. E il dispiacere che c'è in me perché uno di queste l'ho arrestato pure io, un certo Profeta, uno che si chiamava Profeta. Però lo arrestai perché ho avuto un input dal mio ufficio, io non abbiamo fatto indagini, ho avuto un input dove ha detto pedinatelo, dopo qualche giorno arrestato, perché avveniva così, ci davano l'ordine, pedinate questo soggetto, poi arrivava la telefonata, potete ammanettarlo. Ecco, in questo caso questo signore che noi abbiamo ammanettato, noi della DIA abbiamo ammanettato, è risultato essere innocente per l'omicidio Borsellino. In quale regione, oltre quella d'origine, è maggiormente sviluppata la mafia e la camorra? Ultimamente sono le regioni che vanno di moda di più, è l'Emilia Romagna e la Lombardia. Queste sono le regioni dove la mafia, soprattutto l'andrangheta, ha messo le radici in maniera stabile e ha delle vere e proprie famiglie sul territorio e condiziona non solo il traffico di stupefacenti, ma anche tutta l'attività imprenditoriale, dove appunto la mafia, l'andrangheta è molto forte rispetto ad altre attività lucrose. Quindi traffico di stupefacenti e soprattutto gli appalti pubblici sono tutti in questi giorni, insomma leggiamo continuamente che ci sono un sacco di arresti in questo senso. In Sicilia, quanto era forte l'omertà negli anni Ottanta? Tantissimo. Allora, io quando andavo alle scuole elementari passavo mia sorella, la più grande, si chiamava Maria, mi accompagnava a scuola e andando a scuola vedevo una casa che era disabitata, io sapevo che era disabitata e notavo, non sempre, ogni tanto una donna che entrava con un sacchetto, entrava dentro. Una mattina, siccome i fatti miei non me li sono mai fatti, e allora ho detto scusa Maria, ma perché quella signora entra in quella casa lì? Mia sorella mi ha dato uno schiaffo che mi ha fatto girare il marciapiede. Muto devi stare, zitto devi stare, perché questo è muto, non deve parlare. Sai quando è che mi ha detto il vero motivo? Dopo 10-15 anni fa, eravamo così a tavola, io ero giù in Sicilia a Palermo e parlavamo, senti un po', dico, bellezza, come ti ricordi quando mi hai dato quello schiaffo quella mattina? E lì c'era un latitante mafioso, ecco perché mi diedi quello schiaffo. Allora, da quando sono nato, tutti mio padre, gli amici, i più
anziani, fatti fatti tuoi, muto deve stare, non deve vedere, non deve parlare, e questa era purtroppo. Però ti devo dire, il rovescio della medaglia, che quando un siciliano, un palermitano conosce il poliziotto, ma lo conosce bene da fidarsi, le cose te le racconta, non esiste omertà, perché si fida, e io non ho mai tradito nessuno. Mentre Pippo Giordano ci raccontava tutti questi episodi della sua vita, mi è tornato in mente un fatto che è accaduto a me invece in Sicilia, a Palermo nell'85. Io ero in vacanza, ospite di amici, amici di miei amici, non erano amici miei, ed erano avvocati e magistrati. E in quell'occasione parlavano di Falcone, e ricordo benissimo l'espressione, cioè sul fatto che lui fosse destinato comunque ad una brutta fine. Quindi come l'aria proprio che si respirava a Palermo in particolare fosse sintomatica di un destino che in qualche modo poi dopo pochi anni si è avverato. Prego. Secondo lei, usando gli strumenti di uno Stato democratico e di diritto come l'Italia, come sarebbe possibile sradicare o almeno indebolire la mafia? Ma guarda, noi abbiamo una legislazione all'avanguardia, ce la invidiano tutti gli altri paesi. Noi abbiamo una legislazione che gli altri paesi la copiano. E il problema nostro dell'Italia, e l'ho detto anche prima, è un problema politico, politico. Cioè bisogna, politico nel senso che i politici devono chiudere, devono recidere il cordone ombelicale tra il politico stesso e il mafioso, perché non si può parlare di antimafia e il giorno dopo andare a braccetto col capo mafia o col mafioso, perché guardate che noi in Sicilia i mafiosi li conoscevamo tutti li conoscevamo, non c'era bisogno che veniva la polizia per dirci, parlo di quando ero bambino, di quando ero ragazzo e ancora oggi, per dire quello è un mafioso, si conoscono. Quindi abbiamo una bellissima legislazione. Oggi nel venire qui stamattina leggevo col telefonino che Renzi riprende il pallino che non faceva dormire Berlusconi, adesso lo sta riprendendo lui, quello dell'intercettazione telefonica. Vuol fare il prossimo Consiglio dei Ministri, vuol riprendere il discorso delle intercettazioni telefoniche. Io mi auguro che non intacchi, almeno sembra che sia così, che non intacchi, che non limiti la possibilità alle forze di polizia che si interessano di mafia di ridurre la possibilità di intercettare, perché altrimenti ritorneremo ai tempi ante 80 se tolgono ai miei colleghi questa possibilità di intercettare, perché vedete, se noi avessimo avuto negli anni 80 le intercettazioni telefoniche come volevamo noi, le microspie che pure c'erano, io penso che parecchie persone sarebbero ancora in vita, compreso Falcone, perché noi avremmo debellato una parte del gota mafioso già negli anni 80, l'avremmo ridotto comunque notevolmente, avremmo tagliato le gambe, purtroppo non è stato così, e non possiamo parlare del purtroppo del passato, parliamo del futuro. La legislazione è uno stato di diritto bellissimo, perché tiene in considerazione intanto i diritti dell'uomo, vengono presi in considerazione. Ora si vuole mettere in discussione, qualcuno vuol mettere in discussione il reato che non esiste, comunque è stato individuato da Falcone e poi dalla Cassazione, il reato del concorso esterno in associazione mafiosa. Lo stanno mettendo in dubbio, cioè ritorniamo ancora ai vecchi tempi, dove non si può più indagare un politico, perché si arriverà a questo punto, perché il signor Dell'Utri è stato condannato sulla base di questa fattispecie di reato. Se noi la togliamo ritorniamo come prima, e quindi guarda che la legislazione antimafia è garantista mille per mille, perché tiene conto della persona umana, sono i mafiosi che non tengono conto di chi lavora nello Stato. Com'è stato collaborare con l'FBI?
Ah, bellissimo. Bellissimo intanto perché ho visto dei luoghi che io non c'ero mai stato. E poi loro hanno una visione diversa della lotta alla mafia rispetto a noi. In certo qual modo, Ettore ne sa qualche cosa perché gli ho raccontato, qualcosina gli ho fatto capire come si fa talvolta con i mafiosi palermitani, perché i palermitani sono furbi. È stata una bellissima esperienza, ho conosciuto persone nuove, l'amarezza che loro hanno un sacco di soldi che noi non, purtroppo l'Italia non concedeva molto, non concede ancora oggi tanti soldi, tanti fondi per la lotta alla mafia. Allora un giorno decido di andare a mangiare una pizza, anzi volevo mangiare due spaghetti, che era un pezzo che non li mangiavo. Allora mi incammino da Manhattan, mi faccio spiegare una pizzeria e entro in questo locale, appena entro vedo due persone che io li vedevo ogni mattina insieme ai fratelli Gambino. Oddio, quando entro sulla destra ci sono quattro persone che giocano a carte e parlavano in dialetto palermitano. Ecco, ci siamo, cioè vengo a New York, dove vado in un locale, pizzeria italiana, ma che devo trovare dei palermitani che giocano a carte, che devo trovare quei due che avevano dato qualche giorno prima diverse volte a parlare con i fratelli Gambino, e insomma la cosa mi ha un po' urtato e anziché di spaghetti mi sono preso una pizza a taglio e sono scappato via. Quando sono tornato il giorno dopo in ufficio ho detto: ragazzi, guardate che lì ci sono quei due che noi vediamo ogni mattina, vedete un po' di starci dietro. Hanno seguito il consiglio, dopo che io ero ritornato poi a Roma mi telefonarono e mi hanno detto: guarda, noi ci stiamo lavorando, effettivamente questi hanno un collegamento. E poi non ho seguito più l'attività perché non è che potevo interessarmi alle loro indagini. Quando non avvengono fatti di mafia, significa che sono stati fatti passi in avanti per sconfiggerla o che sta lavorando in silenzio? Tutte e due, passi avanti ne abbiamo fatto perché abbiamo decimato tutta la vecchia mafia. Oggi Cosa Nostra palermitana è composta di ragazzi giovani, quando dico giovani 30-40 anni, parecchi hanno un buon titolo di studio, a parecchi non interessa lo scontro diretto con lo Stato perché è perdente, hanno visto dopo l'esperienza dei Corleonesi, attaccare frontalmente lo Stato non giova, e quindi loro si fanno i loro affari, non si uccidono, ogni tanto per come si dice resettare i computer, no? Ogni tanto ammazzano qualcuno per far capire chi comanda. Ma in realtà loro si sono divisi il territorio e ogni tanto c'è qualcuno che vorrebbe fare il capofamiglia, quell'altro non è d'accordo e l'ammazzano, però questa è nella norma, diciamo, è una questione fisiologica nel mondo mafioso. E vanno avanti così. E il momento è un pochettino più da guardarlo più adesso rispetto a quando ci sono gli omicidi, perché è il momento che si stanno riorganizzando, e quindi i miei colleghi, che io ci parlo spesso, non stanno dormendo, stanno lavorando su questo problema, quindi ci lavorano anche positivamente, per cui non ci aspetteremo una Cosa Nostra come gli anni 80, perché appena si muovono li stroncano subito, tant'è che spessissimo fanno operazioni di polizia. Altre due o tre domande, perché poi Pippo Giordano ci deve lasciare. Prego. Sei orgoglioso di quello che hai fatto insieme ai tuoi collaboratori nella lotta contro la mafia? Sì, sono orgoglioso perché sono stato un muratore che ha cercato di ricostruire la casa della legalità mettendo un mattone, un mattone, un mattone, un mattone.